Here. The antelope play. Soltanto cercare di pensare, devo vergogna. Perché ho paura. Non si può fare. Non si può fare niente. Non riesco. Non so che fare. Oddio, è solo che... Non so. Rinchiudermi, sparire, che faccio? Devo pensare.
fucile nell'armadio nella camera da letto. Grazie. Eccoci qui. Cucchiaio. Preferito di questi ultimi due anni. Blake, hai ricevuto i miei messaggi? Senti, sono tutti qui con me. Ce li ho davanti, c'è Trip, ci sono tutti. Blake, sono Trip. Allora, Blake, che succede là a casa? Chi c'è lì con te? Che cosa fate tutto il giorno? Telefono, finalmente ti becco e adesso nemmeno mi parli. So che sei ancora lì. Comunque, questo tour è una cosa da... non è una passeggiata. Don si è fatto un culo così.
Don è un grande. Grazie. È stato in Europa con i promoter per trovare i soldi che volevi tu. Ci stiamo muovendo tutti in modo che si faccia. Perciò, se devi rintanarti di nuovo in clinica, fa pure. Basta che ci muoviamo, tutto qui. Ma tu ci sarai per il tour. È questo che devo sapere. Io do per scontato che ci sarai. Noi siamo pronti. Ce la stiamo mettendo tutta. Ce la stiamo mettendo tutta. Sono solo 86 giorni, perciò vedrai. Passeranno in fretta, Blake. Almeno spero. Era questo che volevi? Non era questo che volevi? Non puoi tirarti indietro, ormai è tutto fatto. Gli agenti saranno incazzati neri. Mi scuoieranno vivo, faremo una figura di merda. Sarà la fine, davvero. Non puoi tirarti... C'era qualcuno. E chi? Blake. Sta in guardia. Eh? Buongiorno, signori. Sono Thaddeus Thomas, delle Pagine Gialle. Chi, scusi? Thaddeus Thomas, delle Pagine Gialle. Sono qui per il suo spazio pubblicitario nel nuovo elenco di prossime uscite. Come va? È iniziata bene la giornata? Direi niente, niente male. Non è... Insomma, è un altro giorno. Certo. Dunque, io sono Thaddeus Thomas. Lei è il signor? Blake. Blake? Piacere di conoscerla, Blake. Piacere, sì. Bene, fantastico. Allora, abbiamo delle offerte eccezionali per lei e nelle Pagine Gialle. E ora, se lei me lo permette, le farò alcune domande a proposito della sua attività, tanto per capire le esigenze del suo settore, in modo tale da poter creare una pubblicità efficace per la prossima edizione delle Pagine Gialle, d'accordo? Sì. Bene, fantastico. Vediamo, l'anno scorso la sua inserzione pubblicitaria era... Aveva un'inserzione pubblicitaria? Sì, aveva un'inserzione pubblicitaria. E vediamo, era per un'officina meccanica. E inoltre vendeva ricambi. Certo. Bene, e mi dica, ha avuto successo? Insomma, l'inserzione ha avuto un riscontro soddisfacente? Io oppure? Cioè, se ricordo bene, è stato un successo. Bene. Cioè, voglio dire, come posso dire? Mm-hmm. Il successo è soggettivo, capisce? Giusto. Non è... Assolutamente. Può essere un'opinione. Uh-huh. Ma in termini strettamente quantitativi, ovviamente la pubblicità le ha dato come risultato un incremento della clientela, dico bene? Sì. E anche la vendita dei ricambi è aumentata. Sì, sì, ne abbiamo venduti parecchi l'anno scorso. Magnifico, magnifico. A questo punto quello che bisogna fare è molto semplice. Andare avanti per questa strada. E questo ci porta alla prossima domanda. Lei ha intenzione di aprire un'altra officina, una sede diversa, un nuovo punto vendita? Mi parli dei suoi progetti per il futuro. A dire il vero, noi seguiamo l'istinto, dipende dai momenti, non abbiamo delle idee così, uh-huh, così chiare, dei veri progetti riguardo all'apertura di altre, uh-huh, officine. Capisco. Sì. Senta, allora, riguardo ai dipendenti... Ci sono nuove assunzioni in vista? Ha intenzione di espandere la sua attività in qualche modo? Tutto a posto? Tutto a posto. Solo un insetto. Certo. Bene, in base alle mie informazioni, Blake, lei è il solo titolare dell'impresa.
non ha soci, giusto? No, solo io, niente soci. D'accordo, bene. Benissimo, sono contento di sapere che la pubblicità le sta dando risultati soddisfacenti. Perciò manterremo la stessa inserzione pubblicitaria anche quest'anno. D'accordo? E lei dovrebbe beneficiare dello stesso successo dell'anno scorso. Sa, qui a Northport c'è un boom degli affari in questo periodo. E tanta gente si trasferisce qui da tutto il paese, attirata dalla bellezza del posto. Tutto bene? Dicevo, dalla bellezza, dalla eleganza della città. E che dire, che è un ottimo posto per gli affari. E sarà lei a trarne beneficio, giusto? Perciò facciamo così. Io fisserei un altro appuntamento con lei, d'accordo? Voglio solo mostrarle alcune delle opzioni per le diverse formule che offriamo ai nostri clienti. D'accordo? E per l'elenco, è logico. Tanto per cominciare, se permette, le lascio il mio biglietto da visita. D'accordo? E magari tornerei a trovarla martedì, a l'una. Per lei va bene come orario? Perfetto. Dunque, per oggi le lascerò soltanto il mio biglietto. D'accordo? Tanto ci rivedremo alle 13 in punto, è giusto? Di martedì prossimo. D'accordo? E a quel punto avrò già pronto da mostrarle un bozzetto dell'inserzione. Va bene, e parleremo di certe formule accessorie che secondo me potrebbero farle comodo, poi mi dirà. Intesi? D'accordo, magnifico. Bene, è stato un vero piacere fare la sua conoscenza, Blake. E sì. Spero di rivederla molto presto, d'accordo? D'accordo. Ci vediamo martedì prossimo. D'accordo. Buona giornata. Grazie, buona giornata anche a lei. Senz'altro, la ringrazio. Stia comodo. Mi scusi, Blake. Blake? D'accordo. Scott? Pronto? Pronto? Pronto, Lucas? No, non sono Luke, sono Scott. Senti, stronzo, devo parlare con Blake. Ehi, io... è lui lo stronzo, non io. Valla a cercare, trovalo subito, ho bisogno di parlare con Blake. No, Blake non c'è. Queste cazzate te le puoi risparmiare, ha lasciato la comunità. Se non
Nessuno di noi l'ha visto. Tutte stronzate, perché cazzo devi rendermi la vita difficile? Gli devo solo parlare. Sì. Scott, trovalo e basta. Senti, devi solo calmarti. Qui è tutto sotto controllo. Caspita. Buongiorno, mi chiamo Elder Freeberg. Anch'io mi chiamo Elder Freeberg. Siamo della Chiesa Mormona di Gesù Cristo, qui in fondo alla strada. Bene. Come va? Bene. Ci farebbe molto piacere parlarle un po' della nostra chiesa, darle qualche ragguaglio sulla nostra religione. Volete... Complimenti per la casa. Grazie, qualcosa da bere? No, grazie. No, la ringrazio. Come volete. Ma scusate, voi non avete quella cosa del sangue di Cristo? No, usiamo l'acqua al posto del vino. Il sangue di Cristo con l'acqua? Sì. Il vino contiene alcol. Che riteniamo sia nocivo per il corpo. Noi non assumiamo bevande nocive. Girando di casa in casa, non vi è mai capitato niente di pauroso? Non mi pare. No, ringraziando Dio. E siete qui per convertirmi? No, vogliamo solo darle alcune informazioni di base sulla nostra chiesa. Nella speranza che venga ad assistere a qualche funzione. Non ha mai sentito parlare di noi? No. No, bene, le darò qualche informazione di base. Allora, l'origine è molto semplice. C'era un ragazzo, aveva all'incirca 14 anni e voleva sapere a quale chiesa aggregarsi, visto che ce n'erano parecchie. Si mise in ginocchio a pregare e dopo raccontò: mentre io pregavo, una colonna di luce è discesa su di me e nel preciso istante in cui mi ha raggiunto ho visto due figure proprio sopra di me, e quella che stava a destra ha detto: questo è mio figlio Gesù Cristo, ascoltalo. E poi... Dio ha mandato Gesù sulla terra perché fosse l'essere più puro che ci fosse mai stato e perché fosse sacrificato, così che noi non dobbiamo sacrificare agnelli per essere perdonati. Adesso è sufficiente chiedere perdono a Dio dal profondo del cuore. In origine, se non si era puri, non era concesso dialogare con Dio. Perciò, tramite l'uccisione di qualcosa di puro o il sacrificio di qualcosa che rappresentasse l'innocenza, diventavi a tua volta innocente. E perché dovrebbe... Come fate? Voi siete in grado di parlare con Dio? Certo, quando preghiamo. Dobbiamo andare. Dovete andare via? Sì, dobbiamo proprio. Abbiamo ancora molte porte a cui bussare. Speravamo tanto che poteste restare, è vero o no? Torniamo un altro giorno, se vi fa piacere.
serio. Esci. Può essere molto strano. Grazie di averci ricevuti. Grazie a voi. Nel libro, nella copertina, ci sono tutti i dati. Qui? Sì, e il nostro telefono per qualunque domanda. Grazie del tempo che ci avete dato. Il nostro numero è scritto lì. Vieni a leggere qua. Ci chiami. La domenica, poi un bel giorno trovò la maniera di fare i soldi. C'era parecchia gente nell'ambiente dell'avanspettacolo che veniva da paesi esotici. Fra gli altri c'era un mago cinese chiamato Xin Ling Fu, che andava per la maggiore. Così Billy Robinson sparì per un po' finché non ricomparve nei panni di un mago cinese col nome di Chun Ling Su. Si era tagliato i capelli e fatto crescere il codino. Beh, è presente uno di quei lunghi codini dietro alla nuca. E poi si agghindava tutto come uno del celeste impero. In breve raggiunse una notorietà non indifferente, esibendosi. Era un indovino? No, ma che indovino? Era un mago, un prestigiatore. Ah. Faceva degli spettacoli davvero straordinari. Al punto che il vero mago cinese, Xin Ling Fu, un giorno andò su tutte le furie e ne scaturì una vera e propria sfida. I giornali sparavano titoli del tipo Su fa fesso Fu, Fu fa causa Su. Tra i due c'era una rivalità senza precedenti e alla fine la sfida fu vinta dall'asiatico fasullo, che divenne per tutti il grande mago venuto dalla Cina. E senti questa, in uno dei suoi numeri in teatro afferrava un proiettile con i denti. Cosa? Un tiratore saliva sul palco. Facevano firmare un proiettile da uno spettatore. Con l'unghia scriveva le sue iniziali sul proiettile. E poi il tiratore prendeva la mira e sparava. Questo Billy Robinson, travestito da Chun Ling Su, stava lì, bello dritto, sul palco, con un piattino piazzato davanti alla bocca. Il tiratore sparava il proiettile autografato e lui, Chun Ling Su, l'afferrava al volo con i denti. Poi, come se niente fosse, lo sputava nel gettino. Stai scherzando, smetti. Parola, e si faceva la verifica. Sul proiettile c'erano le iniziali incise dallo spettatore scelto a caso in platea. Era stupefacente. È un numero che risale al XVI secolo. E tu come lo sai, scusa? L'ho letto in un libro che si intitola L'enigma di Chun Ling Su, scritto da un certo Will Dexter. Però lo devo comprare. La cosa più straordinaria è che una sera si stava esibendo come al solito al Woodgreen Empire Theater a Londra, nel 1918. Stava facendo proprio il numero del proiettile. Il tiratore ha sparato il colpo e lui si è accasciato a terra, morto stecchito, nel tentativo di afferrare il proiettile con i denti, naturalmente. Ma ancora oggi si specula su come siano andate veramente le cose. C'è un po' di mistero. Si è trattato del suicidio di un uomo esasperato? Il rapporto con sua moglie era piuttosto burrascoso. Lei si chiamava Dot e si esibiva insieme a lui in teatro col buffo pseudonimo di Susan. Susan. La cosa che mi è rimasta più impressa di questo caso, dal momento che faccio l'investigatore privato, è che nel redigere il suo rapporto il medico legale la definì una disgrazia. Ci pensi? Nel referto scrisse morte accidentale. Mica male. Praticamente è un castello. Guarda che vi muri. Beh, proprio. Ma c'è un castello simile a questo a 5 km da qui. E là ce l'hanno davvero. Stonehenge? Hanno spostato Stonehenge quassù. È solo una copia. Fu realizzata per una principessa rumena da un certo Samuel Rockefeller. Se per questo c'era anche quel petroliere che si chiamava McCulloch, che si fece trasportare il ponte di Londra in Arizona. Altro megalomane. Per l'inaugurazione del ponte nel 1831 avevano ingaggiato persino un violinista.
maestro Michael Boai. Gli fecero suonare la Lodoisca di Kreutzer, tutta l'ouverture. Ah, una cosetta leggera. Milo, torna Ciao, qui. Ciao, Scott. Hai visto Blake? No, non l'ho visto per niente, no. Sicuro? Perché lei dice che non lo vede da una settimana. Scusa, chi è quel tizio? L'ha ingaggiato lei. Mi ha detto di portarlo un po' in giro per cercare Blake. È preoccupato. Levatelo dai piedi e poi torna. Va bene, d'accordo. Potremmo provare da... Vanessa Page, magari è in catalessi sul loro divano. E chi sarebbero? Ah, delle ragazze che, insomma, come dire, che abbiamo un po' tutti. Cioè, le andiamo a trovare ogni... delle comuni amiche, ecco. Beh, quindi Vanessa e Page sono due donne? Sì. Qualcosa. Lungo la via. Ho perso qualcosa. Lungo la via. Conduce là dove mi trovo oggi. Ricordo. Quando. Ricordo. Ricordo quando ricordo. Tutto a posto. Andiamo. Forza. Certo che è proprio uno stronzo. Bella roba. Cazzo di merda. Uno stronzo. Che testa di cazzo che è donna. E quella è proprio una puttana. Chi è il tipo insieme a lui? L'hai visto prima, deve essere un uomo. Ehi, Blake! Blake! Sono io, Donovan! Blake!
Eccoti qui. Sto tremando. Ti senti libero? Diciamo di sì. Abbastanza per suonare la chitarra? Sai, non suono molto ultimamente. Sono molto occupato. Allora hai parlato con tua figlia? Sì, parlo spesso con lei al telefono. E che cosa le dici? Faccio quelle imitazioni che le piacciono tanto. Poi le dico che mi manca moltissimo. Le chiedi mai scusa per il fatto che sei un cliché del rock and roll? Però glielo stai scrivendo, vedo. Ti va qualcosa da bere? No, no. Fuori c'è una macchina che aspetta. E vorrei che tu venissi via con me. Non posso venire con te, devo... Non lo so, un sacco di cose da fare. Devi venire via, subito. Da qui te ne puoi andare, davvero. Non c'è nessuno. Te ne puoi andare. Non ci vuole niente. Se rimani qui finirai per... Piccola. Tranquilla. Tranquilla. Scusa. Dai. Fa vedere, fa vedere. Mamma, mamma, mammina. Togliti questo affare. Buona. Si slaccia. Sta buona. Oh, cazzo. Lasciati guardare, dai. Aspetta, aspetta. E dai. Imperious 77 awaits you there. Dreams that would awake me.
different colors made of tears. Kiss the boot of shiny, shiny leather. Sai, sono bloccato. C'è un verso nella seconda strofa che non riesco a risolvere. Ci sto provando, ma non mi viene niente, perché vorrei renderlo più personale, però non riesco a metterlo a fuoco, capisci? Ho pensato che magari tu potevi aiutarmi, e non so, a trovare una via d'uscita. Dai, lascialo perdere, lascialo stare. Vieni di sopra con me. Ah. Scusa, stavo parlando a ruota libera, come non detto. Insomma... Ciao. Senti, Lucas, dobbiamo andarcene da qui. E perché? Quel ranger. Poliziotto? Sì, che poi non è un poliziotto, non è neanche un ranger. Non è Walker Texas Ranger, è un detective privato. Non capisco, che vuoi dire? Non ha poteri, non conta niente, ma potrebbe tornare lei. Lei? Sì. Non fai che rompergli i coglioni ogni volta che gli parli di quel demo. Se continui così... Io non gli rompo i coglioni. Che ne frega niente di aiutarti, lo dice solo così, per levartisi dalle palle. È questo che pensi? Sì. Pensi che sia così? Nessuno più che certo. Ah, ti ringrazio, grazie di tutto cuore. Mi dispiace, ma devi lasciarlo in pace. Vieni qui. Dai. Ti dico che non gliene frega niente. Lasciamo perdere il demo. Sei un stronzo. Dai, adesso basta. Insomma, non sono mica... Tutti mi trattano come una specie di... Come un criminale, capisci?
Ehi, Blake! Blake! Sono io, Donovan! Blake! Blake! Sai, durante l'estate lavoravo per la forestale. Ehi, bello! Blake? Ti va di giocare a dadi? Guarda, lo vedi? Sta cominciando a cristallizzarsi. Questo è nitrato di cellulosa. Una volta ci facevano la pellicola cinematografica. Presto o tardi imploderà. Prima si cristallizza e dopo implode. E quel casottino laggiù? Ah, quello. Sì, quello è... quello è il capanno dove tengono gli attrezzi da giardino. Il tuo ragazzo. No, attento, vai! C'è una sorpresa. Lei l'ha scelta, signore. Abbiamo di tutto. Che ne dice di un bel pacchetto di formaggio sintetico per il suo piatto di pasta? Oh, Blake, ascolta, stammi a sentire un momento, una cosa importante da dirti. Sono bloccato qui da una settimana senza...
senza neanche una mela. E ricordi quando ho fatto quel casino sull'aereo che andava a Portland? E ho minacciato di pisciare sull'hostess e sono dovuti atterrare. Devo andare nello Utah e non ho un soldo, mi segui? E ci si caga sotto dal freddo qua dentro. Sai, ieri sera guardavo la partita in TV. Avevano un affare, una specie di termoventilatore tipo il motore di un jet. Riscalderebbe questa casa da cima a fondo. Secondo me per noi sarebbe l'ideale. In poche parole, devo andare nello Utah e ci serve un termoventilatore. Blake, ecco il demo che volevo darti. È stato, l'ho inciso sul quattro piste di sopra. Ma c'è una canzone, una delle canzoni che parla di una ragazza che ho conosciuto in tour in Giappone. E era l'ultima data del tour a Tokyo. E lei stava, mi ha dato un bigliettino alla fine del tour, insomma al brindisi d'addio. Ci aveva disegnato due piccole tette e c'era il suo numero di telefono, così a mezzanotte o giù di lì l'ho chiamata e è venuta subito e abbiamo fatto sesso dovevi vederla, aveva un corpo da sballo, era davvero bellissima. Credo che fosse una star, sai, una star della musica o della TV o qualcosa del genere. Non è finita. Mi ha richiamato e così abbiamo fatto ancora sesso. E probabilmente è stata la scopata più bella della mia vita, sì. E poi il giorno dopo sono ripartito e sono tornato in America e lei mi ha lasciato dei messaggi, voleva venire a trovarmi. Ma io non l'ho mai richiamata e per questo mi sento un po' in colpa, così ho scritto questa canzone su... È una delle canzoni su quella cassetta. Vorrei renderla il più personale possibile perché è il mio modo per chiederle scusa. Mi segui? Ho pensato, volevo chiederti se magari hai un po' di tempo per darmi una mano con il testo, vedi? C'è un certo punto nel brano, nella seconda strofa, in cui non riesco a esprimere quello che voglio comunicare. So cosa dire, ma non so come... Dai, non lo stressare, vieni di sopra con me, avanti. Va bene. Ti chiedo scusa, sai, quando attacco a parlare... credimi, non volevo annoiarti, davvero. Ci vediamo. L'ascolterò. Ascoltalo, sì. Dimmi cosa ne pensi.
300.000 persone. Ma questo non c'entra niente. Il punto è che dopo abbiamo giocato a Dungeons and Dragons. Lo conosci? Il gioco di ruolo con Jerry, hai presente? Un vero grande maestro. Ha catturato Pegaso, il cavallo alato. C'era anche la sua ragazza, si chiama Suzette, Jacquette, una cosa così. Comunque è un nome francese. Ha fatto dei riti voodoo da uno. Ci ha dato un osso, una mascella. Ora ne vedi mezzo. Prima era tutta intera. In pratica c'entra qualcosa con la virilità.
così so che da un po' che non ti senti tanto in forma, perciò se vuoi il pezzo di sotto puoi prenderti il pezzo, puoi prenderlo, prendi, te lo do volentieri, sul serio, sono convinto che funziona. Arriviamo, arriviamo. Eccoci. E Asia? Dov'è Asia? Aspetta, Nicola. Che c'è? Eravamo solo tre ragazzi. Anzi, no, non siamo tre ragazzi. No, non siamo tre Eravamo ragazzi. Solo due ragazzi e una ragazza. Che se ne sono andati senza nessun motivo. Perché? Beh, magari un motivo c'è. Mi dici c'è, perché ce ne siamo andati, Scott? Quale. Giusto, perché ce ne andiamo, Scott? E dove stiamo andando? Nessuno a casa mia? Sa dove andiamo. Già, proprio così. Si sta un po' stretti qua dietro. Ci siamo?
Gli eventi che avevano contrassegnato la sua vita erano stati per lui così strazianti da spingerlo talvolta a desiderare la morte o il suicidio. Potrebbe essere un fattore concomitante o esagerava nell'esprimere... No, lo so. Beh, lo so. No, niente affatto. Ne ho parlato addirittura con sua madre. Sì, lei capisco. Lei ha vissuto una situazione... Capisco, certo. ...praticamente identica. D'accordo. ...intorno alla sua età. Strano a dirsi, era un momento altrettanto doloroso per lei. Sembra siamo fottuti, ci coinvolgeranno, ci tireranno dentro a questa storia. La realtà... Ci accuseranno di avergli procurato chissà che... Ma non ne escluderei altri. La salute, ad esempio. Ricordiamoci... Verrà fuori che eravamo presenti. ...una forma particolarmente brutta di scoliosi. Anche questo può... Credete che sia meglio sparire? ...lasciare questo mondo. Persino il suo corpo... Non ho preparato niente, nemmeno le tue cose. Non è un'ipotesi che mi sentirei di escludere a priori. Secondo lei, negli ultimi... Io sto cominciando a farmela sotto. Cosa dobbiamo aspettare? Non possiamo andarcene, basta. Al riguardo? Sì, cazzo, diamocene e basta. È meglio sparire. Sono un poco informato, a parte i soliti mormori, i pettegolezzi. Sì, è vero, giravano voci insistenti sulla sua tossicodipendenza, ma per quanto ne so io... E dove andiamo? Si era disintossicato... A Los Angeles. Bene, ora diamo uno sguardo dal... Guido io. Tutto bene? Priez, donnez, priez, donnez, bon, pas de l'usine, canon, donnez, priez.
Victoire!